primo momento in cui forse ho preso veramente coscienza di quello che stava accadendo è stata una notte. Mi svegliai e mi guardai intorno e vidi le luci arancioni che arrivavano da fuori, le sbarre. Da lì mi sono proprio reso conto: porca troia, sono in galera, ragazzi. Nessuno si è mai balenato neanche per un attimo l'idea che io fossi stato responsabile di spaccio di droga o roba del genere, insomma, che fossi un deficiente, sicuramente sì, ma per cui finire dentro per quello e starci 5 mesi è risultato particolarmente difficile da accettare, da sopportare, infatti non l'ho né accettato né sopportato. Io andando avanti degli anni come sono andato avanti quei 5 mesi lì sarei caduto impazzito, cioè sarei, non so che cazzo sarebbe successo. Secondo me non carcere così come non serve un cazzo a nessuno. Carcere serve soltanto alla società per togliersi dei coglioni i problemi, insomma. C'è un sacco di gente che già sei in galera, se quelli li mettono in galera, io farei andare tutti in galera, siamo come un militare, tutti in galera una 15 giorni, un mesetto, a cominciare dai giudici e dai pubblici ministeri, così giusto per sapere di cosa si occuperanno poi successivamente, o per la gente, giusto perché la gente capisca che il carcere non è un albergo. E che spesso ci si può finire anche molto più facilmente di quanto non si possa credere. Quando venne la guardia a dirmi, Righi, liberante, credo di essere esploso a piangere.